Heute also über das Ende der Welt. Quindi oggi parliamo della fine del mondo. Gestern haben wir gesehen, ieri sera abbiamo visto, dass wir vor dem Tod keine Angst haben brauchen. Che noi non abbiamo bisogno di avere paura della morte. Der Tod ist ein Schlaf, perché la morte è un sonno, von dem wir selbst gar nichts bekommen. In cui noi non sentiamo assolutamente nulla. Wir machen unsere Augen zu. Noi chiudiamo gli occhi. Wir machen unsere Augen auf. E poi li riapriamo. Viel Zeit ist vergangen. Magari è passato tanto tempo. Und wir werden genau an diesem Punkt sein, über den wir heute sprechen. E proprio a questo punto possiamo continuare a parlare oggi. Das Ende der Welt ist etwas, was viele Menschen bewegt. La fine del mondo è qualcosa che muove gli animi di tanta gente. Vor letztes Jahr war's. L'anno scorso. Haben Sie von diesem Mann hier gehört? Avete sicuramente sentito parlare di quest'uomo. Sein Name ist Harold Camping. Il suo nome è Harold Camping. Er ist ein berühmter Prediger einer christlichen Kirche in Amerika. Lui è un predicatore molto famoso di una chiesa cristiana in America. Um genau zu sein. E per essere più precisi. Hat er seine eigene Kirche gegründet? Lui ha fondato la sua propria chiesa. Die vor allem über neue Medien die Menschen versucht zu erreichen. Che poi attraverso i media ha cercato di raggiungere tutte le persone. Er ist schon relativ alt. Lui è abbastanza vecchio. Und er hat im Laufe seines Lebens, nel corso della sua vita, weil er sich so sehr für Mathematik interessiert, poiché si è interessato molto di matematica, öfter mal versucht auszurechnen, wann Jesus wiederkommt. Spesso ha cercato di calcolare quando Gesù sarebbe tornato. Und sein letzter Versuch, e l'ultima prova che lui ha fatto, war im letzten Jahr. È stata l'anno scorso. Er hatte gesagt, lui ha detto, am 21. Mai 2011, il 21 maggio del 2011, wird etwas Besonderes passieren. Succederà qualcosa di particolare. Und fünf Monate später, e cinque mesi dopo, am 21. Oktober 2011, nel 21, al 21 ottobre 2011, wird die ganze Welt untergehen. Tutto il mondo finirà. Aber fünf Monate vorher, però cinque mesi prima, wird, wie gesagt, etwas Bedeutsames passieren. Succederà, come abbiamo detto, qualcosa di particolare. Nach seiner Meinung, a secondo la sua idea, bedeutet die Wiederkunft Jesu? Il ritorno di Gesù significa gar nicht, dass Jesus wiederkommt, non vuol dire che Gesù torna di nuovo, sondern durch das ein geheimnisvolles Ereignis, ma che attraverso un evento segreto, plötzlich, improvvisamente, alle Gläubigen, tutti i credenti, in einem Augenblick, in un secondo, von der Erde verschwunden sind. Compaiono dalla terra. Man nennt das in manchen christlichen Kirchen die geheime Entrückung. E in alcune chiese cristiane questo viene chiamato il rapimento segreto. Man stellt sich das so vor. E uno si immagina qualcosa del genere. Zwei fahren im Auto. Due stanno viaggiando in auto. Also hier fährt das Auto. Du bist fährst Auto? Allora io sto guidando qui la macchina. Wenn Sie kein Auto fahren, ich nicht. Perché io so guidare la macchina e lui no. Also stellen wir uns vor. E quindi ci immaginiamo. Wir fahren im Auto. Che noi stiamo guidando. Und Sie wie eine Gläubige und ich nicht. E io sono una credente e lui no. Und der 21. Mai 2011 kommt. E il 21 maggio 2011 arriva. Und wir sind auf der italienischen Autobahn. E noi siamo sull'autostrada italiana. Zwischen Bari und Rom oder was auch immer. Tra Bari e Roma o qualcosa del genere. Und plötzlich. E improvvisamente. Pium. Ist die Laura weg. Io scompaio. Und ich aus dem Schloss. E il poveretto che deve fare. Und das Ganze wird noch schlimmer. E questo diventerebbe ancora peggio. Wenn der Gläubige, se il credente, ein Flugzeug fliegt. In realtà sta guidando un aereo. Und so rechneten die Gläubigen. E così pensano i credenti. Mit einem riesigen Chaos an diesem Tag. Che sarebbe davvero un caos questo giorno. Harold Camping. Harold Camping hat außerdem gesagt, ha inoltre detto, dass an diesem Tag auf allen Planeten Erdbeben stattfinden werden. Che in tutti i pianeti questo giorno ci sarebbero stati dei terremoti. Und zwar genau um 6 Uhr Ortszeit abends. E diceva sicuramente alle 6 abends di sera. Und zwar in jeder Zeitzone. Ah, in ogni parte del pianeta sarebbe also, successo questo. Quindi in ogni Fuso orario, grazie. Das heißt, ein Erdbeben nach dem anderen. Questo vuol dire un terremoto dopo l'altro. Für uns klingt das vielleicht ein bisschen verrückt. Forse questo per noi sembra abbastanza pazzo.
pazzo. Aber tausende und abertausende Christen in Amerika. Però milioni e milioni di cristiani in America. Und auf der ganzen Welt. E in tutto il mondo. Waren begeistert. Erano così entusiasti. Und haben das geglaubt. E l'hanno creduto. Nicht nur das. Non soltanto questo. Viele waren so ernsthaft da in diesem Glauben. Molti erano così sicuri e seri su questo punto della credenza. Sie sind mit großen Autos durch die Vereinigten Staaten von Amerika gefahren. Che con una grande auto hanno viaggiato per tutti gli Stati Uniti d'America. Mit großen Schildern, die Welt geht unter, 2011, 21. Mai. Con grandi cartelloni, la fine del mondo arriva il 21 Mai. Ah, Mai, ja. Maggio, la fine, Ende der Welt. Bis dahin müsste sich entschieden haben, um entrückt zu werden. Lì si sarebbero dovuti decidere del 21 Maggio 2011, perché sarebbe successo dopo la fine del mondo. Bekehrt euch, bekehrt euch. Per favore, mi raccomando, convertitevi, convertitevi. Manche Leute haben ihre Häuser verkauft. Alcune persone hanno venduto le loro case. All das Geld in Werbung gesteckt. Hanno speso tutto il loro soldi, il loro denaro in pubblicità. Sie haben ihren Arbeitsplatz verlassen. Loro hanno lasciato improvvisamente il loro posto di lavoro. Weil dieser Mann gesagt hat. Perché quest'uomo ha detto. Jesus kommt an diesem Tag wieder. Gesù arriva a questo giorno, und a questa so data. Und so wird es passieren. E succederà esattamente questo. Ich glaube, es ist wichtig. Io penso sia importante. Dass wir verstehen. Che noi capiamo. Wann kommt Jesus wieder? Quando davvero tornerà Gesù? Und wie wird es geschehen? E come succederà? Ansonsten. Altrimenti. Wird es uns so gehen wie diesen Nachfolgern von diesem Mann? Potremmo avere la stessa esperienza dei seguaci di quest'uomo. Der 21. Oktober kam, 21. Mai kam. Arrivò il 21 maggio 2011. Es war 6 Uhr abends. Erano le 6 di sera. Und es gab kein Erdbeben. E non ci fu nessun terremoto. Und sie waren immer noch auf der Erde. E loro erano ancora sulla terra. Und für viele war das ein wirklicher Weltuntergang. E per molti per questo è stato davvero la fine del mondo. Sie waren total enttäuscht. Loro erano completamente dispiaciuti, delusi. Viele Menschen sind interessiert am Weltuntergang. Molte persone sono interessate alla fine del mondo. Und einige warten ja darauf, dass dieses Jahr die Welt untergeht. E alcuni pensano proprio che quest'anno 2012 finisca il mondo. Und zwar am 21.12. In realtà il 21 di dicembre. Dann endet angeblich der Maya-Kalender. Perché qui finisce il calendario dei Maya. Und man hat schon viel Geld damit gemacht mit diesem Glauben. E grazie a questa credenza si sono già guadagnati molti soldi. Also dieses Thema interessiert Menschen in allen Kulturen. Quindi questo tema interessa tutte le persone di tutte le culture. Die Frage ist, wie kommt jetzt dieses Weltende wirklich? La domanda è, ma la fine del mondo come avviene realmente? Geht die Welt unter, weil irgendwann ein verrückter Diktator auf den roten Knopf drückt? E finirà il mondo perché qualcuno alla fine, uno pazzo, potrà schiacciare un pulsante che fa esplodere tutto. Und plötzlich der Atomkrieg beginnt. E per esempio potrà iniziare la guerra atomica. Oder geht die Welt unter. Oppure la fine del mondo. Weil uns ein großer Meteorit trifft. Arriva perché cade una grande meteorite. Oder aber. Oppure. Kriegen wir Besuch von Außerirdischen? Forse noi abbiamo visita dall'esterno. Alle möglichen Theorien gibt es. Ci sono tante teorie diverse. Und immer mehr Leute sind davon überzeugt. E sempre più persone sono convinte. Dass diese Welt der Zerstörung auf die Zerstörung zuläuft. Che il mondo va verso la fine. Und man möchte dem irgendwie entgehen. E che fino alla ci sarà prima o poi una fine. Aber wo sollen wir hin? Però dove stiamo andando? Eine Sache ist klar. Una cosa è chiara. Unser Planet, il nostro pianeta, ist in ganz schöner Bedrängnis. È in un rischio particolare, in un'urgenza particolare. Wir haben am ersten Abend, la prima serata, darüber gesprochen, dass es so viele Krisen gibt. Abbiamo detto che c'è tanta crisi. Und wir haben ja gesehen, abbiamo visto, dass die Krisen dieser Welt, che la crisi di questo mondo, eine Antwort haben. Ha una risposta. Dass es dieses eine Puzzleteil gibt, das uns all diese Krisen dass es uns hilft, all diese Krisen zu verstehen. Che praticamente il pezzo mancante del puzzle che ci aiuta a mettere tutto insieme a capire la crisi del mondo. Und wir haben damals über Daniel 2 gesprochen und die biblische Prophetie. E proprio su questo abbiamo parlato di Daniele 2 della profezia biblica. Können wir uns noch an das Standbild erinnern? Vi potete ricordare della statua? Das Haupt aus. Di che cosa era fatta la testa? Di oro. Und die Brust aus? E il petto? Argento. Und die Lenden aus? E i fianchi di? Bronzo. Di bronzo. Und dann? E poi le gambe?
die Beine aus Ferro und dann die Füße. E poi i piedi, argilla e ferro. Genau. Und die Nationen, giusto, die dargestellt waren. E le nazioni che lì venivano descritte? Waren? Erano? Babylon? Babilonia. Medio-Persia. La Grecia. Roma. E l'Europa. Europa. Und dann kam als letztes. E poi alla fine che cosa c'era? Ein Stein. Una pietra. Ein Stein. Una pietra. Und was war dieser Stein? E che cos'era questa pietra? Wir hatten gesehen, dass dieser Stein das ganze Standbild zerschlägt. E vedremo che questa pietra va a distruggere tutta la statua. Das Ende der Weltgeschichte. Praticamente la fine del mondo. Durch den Stein. Attraverso questa pietra. Nicht durch Außerirdische. Non attraverso. No. Außerirdische. Qualcosa di esterno. Auch nicht durch einen Atomkrieg. E non attraverso la bomba atomica. Sondern ma durch Christus. Grazie a Cristo. Denn der Stein oder der Felsen ist Christus. Perché la roccia è Cristo. Und wir hatten gesehen, das Ende dieser Welt wird dann sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Perché vedremo che la fine del mondo arriva quando Gesù tornerà. Und das ist ein hoffnungsvolles Weltende. E questa è una fine piena di speranza. Kein Weltende, wo alles nur Katastrophe ist. Non è una fine del mondo dove ci sono soltanto catastrofi. Und deswegen sagt Jesus. E per questo dice Gesù. Euer Herz erschrecke nicht. Il vostro cuore non sia turbato. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. So viele Menschen haben Angst vor dem Ende der Welt. Molte persone hanno paura della fine del mondo. Sie zittern und fragen sich, was wird passieren? Loro tremano e dicono, ma che cosa succederà? Aber wenn wir Jesus glauben, ma se noi crediamo a Gesù, und Gott glauben, e crediamo a Dio, und auf die Wiederkunft warten, e aspettiamo il ritorno di Gesù, brauchen wir keine Angst haben vor non dem abbiamo Weltende. Bisogno di avere paura della fine del mondo. Jesus sagt uns, Gesù dice, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Das heißt, Jesus hat ein großes Ziel. Questo vuol dire che Gesù ha uno scopo molto grande. Die Wiederkunft Jesu hat einen großen Hauptsinn. Il ritorno di Gesù ha uno scopo principale importante. Jesus Christus. Gesù Cristo. Möchte mit dir und mir Gemeinschaft haben. Vuole avere comunione con te e me. Ja, er freut sich, wenn wir sein Wort lesen. Sì, lui è contento se noi leggiamo la sua parola. Ja, er freut sich, wenn wir zu ihm beten. Sì, lui è contento se noi lo adoriamo e lo preghiamo. Aber er wünscht sich noch mehr. Però lui desidera qualcosa di ancora di più. Wenn ich in einem anderen Land bin als meine Frau. Wenn ich in einem anderen Land bin als meine Frau. Se io mi trovo in un'altra nazione rispetto a dove sta mia moglie. Dann freue ich mich, wenn wir uns eine Textbotschaft senden können. Allora io sono contento quando ci possiamo scambiare dei messaggini. Ich freue mich, wenn ich sie über Skype vielleicht sogar telefonieren kann. Io sono contento se quando nel momento in cui posso telefonare con lei forse attraverso Skype. Aber auf Dauer reicht mir das nicht aus. Però con passare del tempo questo non mi basta più. Ich möchte wieder mit ihr Gemeinschaft haben. Io voglio di nuovo avere comunione con lei. Und so sagt Jesus. E così per questo dice Gesù. Ich möchte wieder mit ihr Gemeinschaft haben. Io voglio di nuovo avere comunione diretta con. Von Angesicht zu Angesicht. Da occhi a occhi. Und das soll durch die Wiederkunft erreicht werden. Ed è proprio questo lo scopo del ritorno di Gesù. Das heißt, das Weltende ist nur ein Nebenprodukt. Questo vuol dire che la fine è praticamente soltanto un effetto collaterale. Das Hauptziel ist, dass wir mit Jesus Gemeinschaft haben. Lo scopo principale è che Gesù ha di nuovo comunione con noi. Nun, seit wann reden Menschen über die Wiederkunft Jesu? Ora, da quando parlano gli uomini del ritorno di Gesù? Ist das eine Sache, die Jesus erfunden hat? È una cosa che Gesù ha creato? Als er auf der Welt war? Che ha inventato nel momento in cui è venuto sulla terra? Die Bibel sagt uns. La Bibbia ci dice. In Judas 14. In Giuda 14. Dass schon Henoch, der siebte nach Adam. Che già Enoch, il settimo dopo Adamo. Jetzt, wer war Adam? Allora, chi era Adamo? Adam war der erste Mensch, richtig? Adamo è stato il primo uomo, giusto? Das heißt, Henoch lebt in der siebten Generation nach Adam. Questo vuol dire che Edom era la settima generazione dopo Adamo. Henoch war ein Prophet. Lui era un profeta, Enoch. Und Henoch hatte schon in der siebten Generation nach Adam folgendes geweissagt. E già Enoch nella settima generazione dopo Adamo ha profetizzato questo. Ecco, il Signore è venuto con le sue santi miriadi.
per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciato contro di lui. Das heißt, questo vuol dire, dieser Henoch, der noch vor der Sintflut gelebt hat, che questo Enoch, che ha vissuto addirittura prima del diluvio, hat bereits vor der Sintflut schon über die Wiederkunft Jesu gesprochen. Già prima del diluvio ha parlato del ritorno di Gesù. Das heißt schon von ganz von Anfang der Menschheit. Questo vuol dire che già dall'inizio della storia degli uomini hat Gott den Menschen klar machen wollen, es kommt ein Zeitpunkt, wo Jesus der Welt ein Ende setzt. Dio ha voluto far rendere chiaro agli uomini, arriverà un giorno in cui Gesù tornerà. Jetzt bin ich gespannt. Adesso sono incuriosito. Wer von uns kann sich erinnern an eine bestimmte Zahl, die wir am ersten Abend erwähnt haben? Chi di voi si può ricordare di un numero particolare di cui abbiamo parlato il primo giorno? Wir haben am ersten Abend über die Prophezeiung von Jesus gesprochen. Il primo giorno abbiamo parlato della profezia che riguarda anche Gesù. Können wir uns erinnern? Ci ricordiamo? Prophezie zu Gesù? Wo wir dann gesprochen haben, seine Geburt und seine der Preis, der für ihn bezahlt worden ist und die Zeit, wann er geboren werden sollte. Dove abbiamo parlato della profezia di Gesù, quando sarebbe nato, che cosa avrebbe fatto, quando sarebbe morto. All diese Prophezeiungen, die darauf hingewiesen haben, dass Jesus Christus auf diese Welt kommen wird. Tutte queste profezie che parlavano di Gesù quando sarebbe arrivato su questa terra. Weiß jemand noch, wie viele Prophezeiungen es in der Bibel gibt? Qualcuno di voi si ricorda quante profezie su questo argomento ci sono nella Bibbia? 300, danke schön. 300, giusto. Fantastico. Fantastisch. 300 Prophezeiungen. 300 Prophezie. Über das erste Kommen Jesu. Per quanto riguarda la prima venuta di Gesù. Was meinen wir? Che cosa pensiamo? Gibt es über das zweite Kommen Jesu, seine Wiederkunft? Che cosa dite? Per quanto riguarda il suo ritorno, quindi la seconda venuta di Gesù. Weniger oder mehr Prophezeiungen? Ci sono più o meno profezie su questo evento? Mehr oder weniger? Più di meno. Più. Mehr. Gut. Okay, più. Wie viel mehr? Quanto di più? Eine Zahl. Datemi un numero. 3000. Quasi, ungefähr 900. 900? 900. Nein, etwas mehr. Un pochino di più. 1020. 1020, noch mehr? Un pochino di più. 1400. Noch mehr. Ancora di più. Es sind 2500. Sono 2500. Das heißt, questo vuol dire, es sind achtmal so viele wie für das erste Kommen. Che è otto volte di più rispetto a quante profezie c'erano sulla prima venuta di Gesù. Auf jede Prophezeiung auf das erste Kommen Jesu. Per ogni profezia della prima venuta di Gesù. Kommen ungefähr acht Prophezeiungen auf sein zweites Kommen. Ce ne sono circa otto profezie che parlano della sua seconda venuta. Rein statistisch gesehen. Semplicemente statisticamente. Spricht jeder 25. Vers in der Bibel von der Wiederkunft Jesu. È come se ogni 25esimo versetto della Bibbia parlasse del ritorno di Gesù. Direkt oder indirekt? Direttamente o indirettamente. Glauben wir, die Wiederkunft Jesu ist ein wichtiges Thema? Secondo voi, allora, il ritorno di Gesù è un tema importante? Die Bibel ist voll von diesem Thema. La Bibbia è piena di questo tema. Deswegen ist es erstaunlich, per questo è straordinario, dass so viele Christen, die an die Bibel glauben, che molti cristiani, tanti che credono nella Bibbia, nicht genau wissen, was die Bibel über die Wiederkunft sagt. Non sanno in realtà che cosa dice la Bibbia proprio sul ritorno di Gesù. Und die wichtigste Frage von allen ist natürlich, è la domanda più importante, la più importante di tutti, è quindi, wann? Quando? Quando? Wann? Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Wann wissen wir, Herr Jesus, wann du wiederkommst? Qual è il segno? Quando sappiamo che Gesù davvero sta per tornare? Das wollten seine Jünger wissen. E questo già i discepoli lo volevano sapere. Und Jesus sagt, e Gesù dice, als allererstes, la prima cosa, bevor ich euch irgendein Zeichen gebe, prima che io vi dia un qualsiasi segno, lasst euch nicht verführen. Guardate che nessuno vi seduca. Denn es werden viele kommen, molti, viele poiché kommen, viele, molti verranno, die euch verführen wollen. Che vi vogliono sedurre, vi vogliono dire qualcosa di sbagliato. Die etwas Falsches sagen werden über die Wiederkunft Jesu. Che diranno delle menzogne sul ritorno di Gesù. Etwas Falsches über den Zeitpunkt. Che diranno qualcosa di sbagliato su quando, quindi il periodo di tempo. Und etwas Falsches über die Art und Weise. E anche qualcosa di sbagliato per quanto riguarda il come avverrà. Jesus sagt, Gesù dice,
Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Ich habe Predigten gehört. Io ho sentito dei predicatori. Wo jemand 30 Minuten lang alle Kriege aufgezählt hat, die es gab. Che per 30 minuti hanno menzionato tutte le guerre che ci sono in questo periodo. Und dann gesagt hat, weil die Kriege stattfinden, kommt Jesus jetzt bald wieder. E poi ha detto, dato che succedono tutte queste guerre, allora Gesù sta tornando. Aber das sagt der Text nicht. Però questo non lo dice il testo. Er sagt, die Kriege sind noch nicht das Ende. Dice, la, le guerre non sono la fine. Es ist nur wie ein Straßenschild. È soltanto quasi come un segnale stradale. Es geht in diese Richtung. Si va in questa direzione. Und dann? E poi? Poiché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che il principio dei dolori. Und wir haben am ersten Abend darüber gesprochen, was Wehen sind, nicht wahr? E noi abbiamo parlato il primo giorno di was? Was Wehen sind. Che cosa sono i dolori? Sie nehmen zu. Loro diventano sempre di più, quindi le doglie praticamente. An Intensität. E aumentano non soltanto di intensità, und an Frequenz. Ma anche di frequenza. Und wir haben darüber gesprochen, dass all diese Kriege und Hungersnöte und Katastrophen e noi abbiamo detto che tutte queste carestie, le guerre schon immer da waren. Ci sono sempre state. Aber dass wir sehen können, però noi possiamo vedere über die Jahrhunderte che nello scorrere del tempo, dei centinaia di anni und vor allem in den letzten Jahrzehnten, e proprio in realtà, soprattutto negli ultimi 10 anni, dass diese Dinge immer häufiger werden, che queste cose diventano sempre più spesso, sempre più frequenti und immer intensiver. E poi sempre più forti. Und dann sagt die Bibel, e poi dice la Bibbia, allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Was glauben wir, welches Jahrhundert von all den 20 Jahrhunderten Christenheit war das mit der größten Christenverfolgung? Che cosa credete? Di quale dei 100 anni è stato quello più ricco di persecuzioni ai cristiani? Welches Jahrhundert? Qual è stato? Quali centinaia di anni? 1800, 600, 700? Der letzte? L'ultimo? Das letzte. L'ultimo. Im 20. Jahrhundert. Nel ventesimo secolo. Wurden mehr Christen verfolgt. Sono state perseguitate più persone. Als jemals zuvor. Che mai successo prima, rispetto a quanto è successo prima. Mehr als im Römischen Reich. Molto di più anche del Regno Romano, nell'Impero Romano. Und dann steht hier. E poi molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Es gibt momentan auf der Welt. Adesso ci sono momentaneamente nel mondo. Circa 2000 Menschen, die behaupten, dass sie Jesus Christus sind. 2000 persone che dicono di essere Gesù Cristo. Vor allem in den Ländern der dritten Welt. E soprattutto nel terzo mondo. Und sie tun irgendwelche Wunder. E loro fanno alcuni miracoli. Und die Leute folgen ihnen nach. E le persone li seguono. Und dann? E poi? Sagt die Bibel, dice la Bibbia, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Und wir haben darüber gesprochen, e noi ne abbiamo parlato, dass wenn wir das Jesus als unseren persönlichen Erlöser annehmen, che quando noi riceviamo Gesù, accettiamo Gesù come personale salvatore, dann werden wir auch sein Gesetz halten. Allora noi osserveremo anche i suoi comandamenti. Aber die Bibel sagt, in der letzten Zeit, però la Bibbia dice, negli ultimi tempi, wenn die Menschen das Gesetz Gottes verändern, quando gli uomini cambiano la legge di Dio, sie werden es übertreten, allora loro la violeranno. Sie werden es brechen und beiseite schieben. Loro non l'ascolteranno e la porteranno, la metteranno da parte. Und das ist ein Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt. Ed è proprio questo un segno del fatto che Gesù sta per tornare. Aber dann kommt das letzte Zeichen. E poi c'è l'ultima cosa. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Allora verrà la fine. Dann wird das Ende kommen. Das Zeichen. Il segno. Dass Jesus wiederkommt. Che Gesù sta per tornare. Ist wenn alle Menschen auf diesem Planeten. E quando tutte le persone di questo pianeta. Diese Botschaft vom Evangelium gehört haben. Questo messaggio dell'Evangelo hanno sentito. Und während wir hier reden. E mentre noi qui stiamo parlando. Läuft das ewige Evangelium wie ein Steppenbrand um den Planeten. L'Evangelo è eterno, si sta diffondendo come un fuoco in tutto il mondo.
Heute bekehren sich mehr Menschen an einem Tag. Oggi si convertono più persone in un unico giorno. Als zu Pfingsten. Rispetto che alla Pentecoste. Heute. Oggi. Jede Sekunde. Ogni secondo. Kommen Leute zu Christus. Molte persone arrivano a Cristo. Und persönlich glaube ich. E io personalmente credo che. Dass dieser Punkt. Che questo punto. Sehr bald erreicht sein wird. Molto presto verrà raggiunto. Aber die Natur dieses Punktes. Però la natura di questo punto. Macht deutlich. Fa chiaro che, rende chiaro che. Dass es keinen festgesetzten Termin gibt. Che non c'è una data sicura già stabilita. Jesus sagt, von der Stunde und vom Zeitpunkt weiß niemand. Gesù dice che per quanto riguarda il tempo, l'ora, nessuno lo sa. Niemand von uns. Nessuno di noi. Kann sagen, Jesus kommt 2017. Può dire Gesù verrà sicuramente nel 2017. Oder 2013. Oppure nel 2013. Oder noch dieses Jahr. Oppure quest'anno. Niemand von uns hat das Recht. Nessuno di noi ha il diritto. Und wenn jemand das sagt? E quando qualcuno dice una cosa del genere? Wissen wir? Noi sappiamo? Falscher Prophet. Okay, è un profeta, un falso profeta. Aber. Però. Unsere Aufgabe ist es. Il nostro compito è. Dieses Evangelium. Questo Evangelo. Weiter zu verbreiten. Dobbiamo diffondere questo Evangelo. Denn dann wird das Ende kommen. Perché poi verrà la fine. Und wie wird dieses Ende aussehen? E come sarà questa fine? Was wird passieren, wenn das Ende kommt? Che cosa succederà quando arriva la fine? Zuerst einmal. Per prima cosa. Wollen wir festhalten? Vogliamo leggere che allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Wenn Jesus wiederkommt, quando Gesù verrà, wird das ein geheimes Ereignis sein? Sarà un evento nascosto? Oder wird es ein globales Ereignis sein, an dem alle Nationen das bemerken werden? Oppure sarà un evento globale in cui tutte le nazioni lo vedranno. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Tutte le tribù della terra. Alle Geschlechter der Erde. Das heißt, die Wiederkunft Jesus, Punkt Nummer 1. Questo vuol dire che per prima cosa il ritorno di Gesù. Ist global. È globale. Globale. Global. Merken wir uns Punkt Nummer 1? Okay, ce lo dobbiamo ricordare. Il punto primo è. Globale. Che è globale. Okay. Okay. Punkt Nummer 2. Il secondo punto. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Siehe. Ecco. Er kommt mit den Wolken. Egli viene con le nuvole. E ogni occhio lo vedrà. E jedes Auge wird ihn sehen. Jedes Auge wird ihn sehen. Ogni occhio lo vedrà. Punkt Nummer 2. Secondo punto. Die Wiederkunft Jesu. Il ritorno di Gesù. Ist sichtbar. È visibile. Visibile. Sichtbar. Sichtbar. Visibile. Also, Punkt Nummer 1. Allora, quindi il primo punto. Die Wiederkunft ist. Il ritorno di Gesù è. Global. Global. Punkt Nummer 2. Secondo punto. Sie ist. È. Visibel. Visibile. Jeder wird es sehen. Ogni occhio lo vedrà. Wenn jemand sagt. Se uno dice. Schalt den Fernseher ein. Okay, accendi la TV. Was ist der wichtigste Fernsehsender in Italien? Qual è il più importante canale dell'Italia? Aiutatemi. Rai? La Rai. Rai. Schalt Rai ein. Okay, adesso dovete accendere sul canale Rai. Sie haben eine Sondersendung. Loro hanno una cosa particolare che trasmettono. Jesus ist in Südamerika wiedergekommen. Gesù è arrivato in Sud America. Was können wir sagen? Che cosa possiamo dire? Falscher Prophet. No, è un falso profeta. Südamerika ist nicht global. Il Sud America non vuol dire globale. Ich habe Jesus nicht gesehen. Io Gesù non l'ho visto. Die Wiederkunft wird sichtbar sein. Il ritorno di Gesù sarà visibile. Jetzt, wie wird es genau geschehen? Ora, allora, che come avverrà in realtà? Lies mal Vers 9 und 10. Questo versetto, sì, in Atti degli Apostoli. Dette queste cose mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto è stato elevato in cielo, tornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Danke. Wie kommt Jesus wieder? Allora, come verrà Gesù? Kommt wieder als in einem UFO. Torna Gesù come un UFO? Kommt Jesus? Come Gesù viene? Als ein Baby.
come se fosse un bambino. Kommt Jesus, indem wir alle in den Himmel gebeamt werden? Viene Gesù in quanto noi tutti quanti scompariamo e andiamo improvvisamente nel cielo? Nein, Jesus kommt auf genau die gleiche Weise wieder. No, Gesù viene esattamente nella stessa maniera in cui wir von uns gegangen ist in den Himmel. Lui se n'è andato da noi nel cielo. Also wie ist er von uns gegangen in den Himmel? Quindi come se n'è andato lui nel cielo da noi via? Auf den? Su? Le nuvole. Auf den Wolken. Sulle nuvole. Und wie wird er wiederkommen? E quindi come tornerà? Auf den Wolken. Nella stessa maniera, sulle nuvole. Können wir uns vorstellen, wie das war, als Jesus in den Himmel gefahren ist? Ci possiamo immaginare più o meno cosa è successo quando Gesù è stato è asceso al cielo? Als plötzlich diese Wolke da war? Quando improvvisamente c'era questa nuvola? Und er den Erdboden verlassen hat? E lui ha lasciato la terra. Und er in den Himmel gegangen ist? E poi lui è andato in cielo. Und die Jünger ihm nachgeschaut haben. E i discepoli lo hanno guardato. Wie man heute einem Flugzeug nachschaut. Così come oggi uno può guardare un aereo. Es war ein bisschen schönere Musik dabei. Sicuramente ci sarà stata un po' di musica da allora migliore di quella di oggi. Die Engel haben gesungen. E sicuramente gli angeli hanno cantato. Und diese Wolke wurde kleiner. E questa nuvola è diventata sempre più piccola. Und kleiner. E poi più piccola. Bis irgendwann. E poi c'è un puntino. È weg war. Niente, c'è più. Und wie kommt er wieder? E come torna? Irgendwann? Può succedere che? Werden wir eine kleine Wolke sehen? Ne vedremo una piccola nuvola. Die größer und größer wird. Che diventa sempre più grande. Auf den Wolken des Himmels. Proprio sulle nuvole del cielo. Kommt er wieder? Viene torna Gesù. So wird es sein. E sarà proprio così. Und dann sagt die Bibel. E poi dice la Bibbia. Dass wenn er wiederkommt. Che quando lui tornerà. Er seine Auserwählten versammeln wird. Lui riunirà i suoi eletti. Das heißt, wenn er wiederkommt, questo vuol dire che quando lui tornerà, werden alle Menschen zu ihm versammelt. Tutti gli uomini saranno radunati a lui, die an ihn geglaubt haben. Tutti coloro che hanno creduto in lui. Interessanterweise, è molto interessante, manche fragen sich, che molti si chiedono, ja, Moment einmal. Okay, aspetta un attimo. Wie sollen denn alle von der Wiederkunft Jesu mitbekommen? Come possono tutti quanti vedere il ritorno di Gesù? Wenn unsere Erde eine Kugel ist. Se la nostra terra è una sfera. So ein lächerlicher Gedanke. È proprio un pensiero che fa ridere. Das ist ja unmöglich. È impossibile. Aber hier ist, was die Bibel sagt. Però questo è quello che dice la Bibbia. Jesus kommt nicht allein. Gesù non arriva da solo. Sondern er kommt. Però lui viene con. Con tutti gli angeli. Mit alle heiligen Engel. Jetzt, wie viele Engel gibt es? Allora, quanti ci sono? Quanti angeli ci sono? Wie viele Engel gibt es ungefähr? Più o meno, quanti angeli ci sono? Zwei Drittel. Zwei Drittel. Terzi. Sehr gut. Molto bene. Aber zwei Drittel von wie viel? Però zwei Terzi di che? Ja, also es gibt sehr viele, oder? Okay, ce ne sono tanti, giusto? Die Bibel sagt 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000, 10.000 mal 10.000. La Bibbia dice migliaia di migliaia, 10 migliaia di 10 migliaia. Also viele Millionen. Quindi vuol dire molti milioni. Jetzt, was kann ein Engel? Allora, quindi che cosa può un angelo? Was passiert, wenn ein Engel in seiner Herrlichkeit den Erdboden berührt? Che cosa succede se un angelo nella sua gloria tocca il suolo terrestre? Wenn nur ein Engel in seiner Herrlichkeit vom Himmel herabkommt? Quando un angelo arriva con la sua gloria sulla terra? Und den Erdboden berührt. E tocca la terra. Was passiert? Che cosa succede? Wir wissen das. Noi sappiamo che aus der Auferstehung Jesu. Resurrezione di Gesù. Als der Engel den Erdboden berührt hat. Quando l'angelo ha toccato il suolo. Entstand un gran terremoto. C'è stato un grande terremoto, ein großes Erdbeben. Und nicht nur das. E non soltanto questo. Es war wie ein Blitz. È stato come una folgore. Und sein Gewand war weiß wie der Schnee. E la sua veste era bianca come la neve. Und als die Wächter. E quando i was? Die Wächter, die Soldaten. I soldati. Ihn gesehen haben. Le guardie l'hanno visto. Was ist passiert? Che cosa è successo? Die waren tot. Loro sono morti. Zumindest äußerlich. Almeno per quanto riguarda l'esterno. Sie sahen aus wie tot, sie waren ohnmächtig. Loro sembravano come morti. Diese Soldaten. Questi soldati. Waren keine Feiglinge. Non erano dei. Waren keine Feiglinge. Also Schwächlinge. Alcuni, sì, non erano deboli. Das waren römische Soldaten. Loro erano dei soldati romani. Und ich glaube, römische Soldaten waren bestimmt sehr mutig, oder? Io penso che i soldati romani sicuramente erano coraggiosi. Sind in diesem Land aufgewachsen. Sono cresciuti proprio in questa terra. Sie hatten keine Angst. Loro non avevano paura.
In Germanien. In Germania. Gegen die Teutonen. Contro i Teutonen. Zu kämpfen. Di combattere contro i tedeschi. Die römischen Soldaten. I soldati romani. Haben die ganze Welt erobert. Sono riusciti ad arrivare in tutto il mondo. Und wenn sie so einen wilden Deutschen gesehen haben. E quando hanno visto un tedesco così selvaggio. Im Teutoburger Wald. Che erano con questa im deutschen Wald. Okay, in questa selvaggia Germania. Haben die römischen Soldaten gesagt? I tedeschi hanno detto. Den werden wir kalt machen. I romani hanno detto ai tedeschi, noi li distruggeremo tutti. Aber diese römischen Soldaten? Ma questi romani, i soldati romani? Die eine ganze Kompanie waren? Che erano una grande compagnia. Als sie einen Engel in der Herrlichkeit gesehen haben, quando hanno visto un angelo nella sua gloria, sind sie ohnmächtig geworden. Sono diventati così indifesi. Das ist die Macht von einem Engel. Questa è la forza di solo un angelo. Aber wenn Jesus wiederkommt, però quando Gesù tornerà, dann wird der ganze Himmel übersät sein. Allora tutto il cielo sarà pieno von Engeln in ihrer Herrlichkeit. Di angeli nella loro gloria. Glauben wir, das ist ein globales Ereignis? Crediamo che questo possa essere un evento globale. Glauben wir, Jesus ist in der Lage, den ganzen Erdkreis gleichzeitig davon zu überzeugen, dass er wiederkommt? Crediamo che Gesù sia in grado, nello stesso in un momento solo, di convincere tutta la terra, grazie a tutti questi angeli, che lui sta tornando? Die Bibel sagt, dass es gibt Zehntausende von Engeln. La Bibbia dice che ci sono miliardi di angeli. Was wird das für ein Anblick sein, wenn der ganze Himmel übersät ist mit Engeln? Ma immaginate voi questa visione quando voi nel cielo vedrete così tanti miliardi di angeli. Aber nicht nur das. Però non soltanto questo. Denn er kommt auch. Perché lui viene anche. Nella gloria del Padre suo. In der Herrlichkeit seines Vaters. Und die Herrlichkeit des Vaters. E la gloria del suo, del padre suo. Ist noch millionenfach herrlicher. È ancora di miliardi volte più gloriosa. Als die Herrlichkeit aller Engel. Della gloria di tutti gli angeli. Jesus kommt nicht alleine. Gesù non viene da solo. Wenn Jesus zur Erde kommt. Quando Gesù arriverà sulla terra. Dann kommt der ganze Himmel mit. Allora viene tutto il cielo insieme a lui. Für einen gewissen Zeitraum wird es ziemlich leer sein im Himmel. E per un pochino di tempo sarà abbastanza vuoto il cielo. Dieses Ereignis will sich keiner entgehen lassen. E questo. Dieses Ereignis will keiner verpassen. E questo evento nessuno lo vuole, se lo vuole perdere. Alle Engel wollen dabei sein. Tutti gli angeli vogliono stare lì in quel momento. Sogar Gott der Vater möchte dabei sein. Anche Dio Padre vuole essere lì in quel momento. Also, wir haben gesehen. E quindi abbiamo visto. Erstens. La prima cosa. Das Ereignis ist. Che questo evento sarà. Globale. Globale. Zweitens. Secondo. Es ist. Sarà. Visibile. Visibile. Drittens, Jesus kommt Terzo, mit. Allen Engeln. Viene con tutti gli angeli. Also tutti gli angeli. Mit alle Engel. Das ist das dritte. Questo è il terzo. Das vierte. Il quarto. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Denn der Herr selbst, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt. Perché il Signore stesso con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo. Prima resusciteranno i morti in Cristo. Ist die Posaune ein lautes oder ein leises Instrument? Tromba uno strumento debole o forte? Forte. Forte. Molto forte. Sehr stark. Fortissimo. Fortissimo. Ich war Dirigent früher. Lui è stato direttore d'orchestra. Und im Orchester? E nell'orchestra? Da sitzen auch Posaunen. Ci sono anche queste trombe. Und wenn ihr mal ganz genau in ein Orchester schaut heutzutage. E quando uno guarda molto di preciso in un'orchestra. Vor den Posaunen. Prima proprio delle trombe. Sitzen meistens molto spesso siedono irgendwie die Fagotte oder so. I fagotti. Und die haben so große Plexiglasschilder. E loro hanno queste Plexiglasschilder so. Una specie di Lärmschutzschilder um sich zu schützen. Ah, Schilder. Sì, hanno dei para una cosa per proteggersi, insomma. Weil die Posaunen so laut sind. Proprio dal suono, perché le trombe sono davvero davvero molto forti. Gibt es hier auch Dezibel? Die Dezibel, sì. Ja. Wissen wir, wie laut ein Flugzeug ist, wenn es startet? Sapete quanto è forte a livello uditivo un aereo che inizia, che parte? Das sind 120 Dezibel ungefähr. Sono 120 Dezibel circa. 120 Dezibel, ein Flugzeug, wenn es startet. 120, un aereo che parte. Der höchste Wert in einem Orchestergraben.
il più grande valore raggiunto da un'orchestra wurde gemessen. È stato misurato in Stuttgart, wo ich bin, woher komme. In Stuttgart, proprio da dove viene lui adesso. Und zwar über 120 Dezibel. È stato più di 120 Decibel. Und jetzt kommt's. E adesso? Vor den Hörnern. Proprio davanti al corno. Corno. Al corno. Wir wissen, die Hörner. Noi sappiamo che il corno. Die spielen nach hinten. Loro sì, suonano verso dietro. Aber die 120 Dezibel waren davor. Però i 120 Decibel sono stati misurati avanti. In diesem Orchestergramm war es so laut, wie wenn ein Flugzeug starten würde. Quindi proprio in questa orchestra era così forte il suono come un aereo che parte. Warum erzähle ich das? Perché io vi racconto questo? Blasen zumindest sehr laut. Le trombe sono molto molto forti. Aber diese Posaune wird nicht von einem Menschen geblasen. Però questa tromba non sarà neanche suonata da un uomo. Es ist la tromba di Dio. Das ist der Posaune Gottes. Die wird noch lauter sein. Quindi sarà ancora più forte. Gott lacht über 120 Dezibel. Gesù ride di più di 120 Decibel. Er kann auch ein bisschen lauter. Lui può ancora di più. Mit anderen Worten. In altre parole. Die Wiederkunft Jesu Il ritorno di Gesù ist hörbar. È udibile. Da gibt es niemanden, der sagt, oh, ich konnte es nicht hören, spiel mal ein bisschen lauter. C'è qualcuno che dice intanto, non riesco a sentire, scusa, puoi parlare un poco più forte? Vierter Punkt, die Wiederkunft ist Il quarto punto è quindi che il ritorno è udibile. Udibile. Also, fassen wir zusammen. Ok, quindi ricapitoliamo. Die Wiederkunft ist erstens Il ritorno di Gesù è per prima cosa globale. Globale. Zweitens Secondo Visibile. Drittens. Il terzo. Con tutti gli angeli. Tutti gli angeli. Il quarto. Un quarto. Udibile. Udibile. Ora. Denn die Bibel sagt, la Bibbia dice. Wenn Gott kommt, schweigt er nicht. Quando Gesù viene, non se ne starà in silenzio. Aber dann passiert etwas noch Tolleres. Però poi succede qualcosa di ancora più bello. Denn die Bibel sagt, an diesem Tag. Perché la Bibbia dice, in questo giorno. Werden die Toten in Christus auferstehen. I morti in Cristo risusciteranno. Und dann heißt es, e poi c'è scritto, werden wir, poi noi viventi, die wir leben und übrig bleiben, che saremo rimasti, zusammen mit denen, die auferstanden sind, insieme con coloro che sono resuscitati, gemeinsam ihm entgegengerückt werden. Verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore dell'aria. Und wir werden bei Gott sein in der Luft. E noi saremo da Dio nell'aria. Und das ist ein wichtiger Punkt. E questo è un punto molto importante. Bei der Wiederkunft Jesu, bei der wahren Wiederkunft Jesu. Perché proprio quando noi aspettiamo al vero ritorno di Gesù. Kommt Jesus zur Erde. Gesù arriva sulla terra. Aber die Gläubigen. Però i credenti. Werden ihm entgegengerückt werden. Gli andranno incontro. Das heißt, questo vuol dire, wenn irgendjemand, che se qualcuno di voi, nur einen halben Fuß auf der Erde hat, soltanto una metà piede sulla terra ha, und sagt, ich bin der wiedergekommene Christus, e dice, io sono Gesù che è tornato, dann ist er ein Lügner. Allora è un bugiardo. Denn Jesus wird den Erdboden nicht berühren, perché Gesù non toccherà la terra, sondern wir werden ihm entgegengerückt werden. Auf den Wolken des Himmels. Però noi andremo a lui incontro sulle nuvole del cielo. Also? Quindi. Nochmal? Ancora una volta. Wenn wir reingucken. Quando noi guardiamo semplicemente. Und jemand läuft da durch den Bildschirm. E qualcuno cammina cammina da qualche parte. In Washington? Per esempio in Washington. Oder in Moskau? Oppure in Mosca. Oder in Rom? Oppure a Roma. Und sagt, ich bin Jesus Christus. E dice allo schermo, io sono Gesù Cristo. Und er sieht so aus wie Jesus. E sembra proprio Gesù. Und er spricht wie Jesus. E parla anche come Gesù. Und er heilt die Menschen wie Jesus. E lui si comporta con le persone proprio come fa Gesù. Und er zitiert die Bibel wie Jesus. E cita pure la Bibbia come Gesù. Dann machen wir unseren Fernseher aus. Però noi cosa facciamo? Possiamo spegnere il canale. Und sagen, falscher Prophet. E dire, questo è un falso profeta. Denn ich habe das gar nicht gehört, dass du gekommen bist. Perché non ho proprio sentito che tu sei venuto. Ich habe es nicht gesehen. E non l'ho visto. Und wo sind deine Engel? E dove sono i tuoi angeli? Außerdem war das nicht global. E poi non è stato neanche globale. Und du stehst mit deinem Fuß auf dem Erdboden. E tu sei con i tuoi piedi sulla terra.
Sehen wir, es ist wichtig zu wissen, wie Jesus wiederkommt. Vedete, è molto importante capire come verrà Gesù. Ansonsten werden wir verführt werden. Altrimenti noi saremo confusi. Denn von allen Punkten, die Jesus sagt in Matthäus 24, perché di tutti i punti che Gesù di cui Gesù parla in Matteo 24, sagt er keinen so oft wie bitte, lasst euch nicht verführen. Non dice niente di così spesso come per favore non lasciatevi ingannare. Jetzt, was wird uns passieren? Adesso che cosa succederà a noi? Es heißt, c'è scritto, ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Wir werden verwandelt werden. Noi saremo trasformati. Wer ist nicht mehr ganz zufrieden mit seinem Körper? Chi non è molto contento del suo corpo? Nicht melden. Okay, non vi dovete mehr, non dovete alzare la mano. Wer würde sich wünschen, vielleicht ein neues Gesicht zu haben? Chi desidererebbe avere un nuovo viso? Oder neue Haut? Oppure forse una nuova pelle? Oder vielleicht mögen wir unsere Haarfarbe nicht? O forse a noi non ci piacciono i nostri? Unsere Haarfarbe. Il colore dei nostri capelli? Na, ernsthaft? No, veramente, seriamente. Vielleicht sind wir krank. Forse noi siamo malati. Vielleicht haben wir ein Gebrechen. Forse noi abbiamo una frattura da qualche parte. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Wenn Jesus wiederkommt. Quando Gesù verrà. Bekommen wir alle einen neuen Körper. Ognuno di noi riceverà un nuovo corpo. Ich freue mich darauf. Io sono contento per questo. Denn dieser neue Körper. In questo nuovo corpo. Wird unverweslich sein. Sarà incorruttibile. Und sowohl die aus dem Grab herauskommen. E sia coloro che verranno fuori dalle tombe, die werden diesen neuen Körper haben, che avranno questo nuovo corpo, als auch wir, die wir ihn lebendig gesehen haben, anche noi, come loro, che avremo visto da vivi Gesù, werden verwandelt werden, saremo trasformati, in einem Nu, in un secondo, in einem Augenblick, in un momento, wenn wir einen neuen Körper haben, noi avremo un nuovo corpo, und mit diesem Körper werden wir zu Jesus entgegengerückt werden, con questo corpo noi andremo incontro a Gesù. Denn die Bibel sagt, perché la Bibbia dice, infatti bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità. Was wird das für ein Tag sein? Ma che bel giorno che sarà! Wenn die Gläubigen ausrufen werden, die gestorben sind. Quando i credenti saranno richiamati, quelli che sono morti. Wenn sie aus den Gräbern aufstehen werden. Quando loro risusciteranno dalle tombe. Und rufen werden, der Tod ist verschlungen in Sieg. E chiameranno la morte è stata sommersa nella vittoria. Wenn Männer und Frauen. Quando uomini e donne. Ihre verstorbenen Kinder wieder in ihre Hände bekommen werden. Di nuovo riceveranno nelle loro mani il loro figlio morto. Und mit Freudentränen ausrufen werden. E con lacrime di gioia diranno. Tod, wo ist dein Stachel? O morte, dov'è la tua vittoria? Totenreich, wo ist dein Sieg? O morte, dov'è il tuo dardo, la tua vittoria? Unser Jesus war stärker als der Tod. Il nostro Gesù è stato più forte, è più forte della morte. An diesem Tag wird es wunderbar sein, auf Friedhöfen zu sein. In questo giorno sarà meraviglioso perfino nel cimitero. An diesem Tag werden Friedhöfe ein Ort der Freude sein. In questo giorno il cimitero sarà un luogo di felicità. Wartest du? Aspetti tu. Auf diesen Auferstehungsmorgen. A questo giorno di resurrezione. Was wird das für eine Freude sein? Ma che gioia che sarà. Wenn wir endlich mit unseren Lieben wieder vereint sein werden. Quando in realtà alla fine finalmente potremo riunirci con i nostri cari. Denn Jesus sagt. Perché Gesù dice. Wer an mich glaubt, wird leben. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Er wird leben. Vivrà. Was passiert mit denen? Che cosa succede con quelli? Die nicht geglaubt haben. Che non hanno creduto. Bisher haben wir von denen gesprochen, die geglaubt haben. Finora abbiamo parlato di coloro che hanno creduto. Aber was passiert mit denen? Però cosa succede a quelli? Die sich geweigert haben, Jesus anzunehmen. Che non hanno voluto accettare Gesù. Das ist, was die Bibel sagt. Questo è quello che dice la Bibbia. E a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. E in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio, di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Gesù Cristo, Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza.
Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Dieser Tag. Questo giorno wird ein Tag der Freude sein. Sarà un giorno di gioia. Aber nicht für jeden. Però non per tutti. Wie wird es sein? Come sarà? Wenn dort manche Gräber. Quando alcune tombe. Nicht aufgehen. Non si apriranno. Denn die Bibel sagt, die Toten in Christus werden auferstehen. Perché la Bibbia dice i morti in Cristo resusciteranno. Und wie wird es sein für diejenigen? E cosa succederà a coloro che? Die bis zum Tag der Wiederkunft gesagt haben, es gibt diese Sache nicht, von der ihr sprecht. Che fino al giorno del ritorno di Gesù hanno detto tutte queste cose non esistono, non Und è vero. Die gegen besseres Wissen sich gegen Gott entschieden haben. Che si sono decisi contro Gesù, contro una conoscenza migliore. Die Bibel sagt, sie werden vernichtet werden. La Bibbia dice che loro saranno distrutti. Warum? Perché? Ist das nicht ein bisschen gemein von Gott? Non è un pochino crudele da parte di Dio? Warum vernichtet er diejenigen, die nicht an ihn geglaubt haben? Perché lui elimina coloro che non hanno creduto in lui? Die Bibel hat darauf eine interessante Antwort. La Bibbia ha per questo punto una risposta molto interessante. Schauen wir diesen Text, die folgenden Texte ganz genau an. Ora guardiamo questi testi che stanno per seguire con molta attenzione. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono sommesse dal loro luogo. Stellen wir uns das vor. Okay, immaginiamoci questo. Haben Sie mal so eine Buchrolle gesehen? Avete mai visto già una pergamena? Die man so auf und zurollen kann? Che si può aprire e chiudere, arrotolare. Stellen wir uns vor, wir gucken in den Himmel. Immaginiamoci, noi guardiamo nel cielo. Und plötzlich. E improvvisamente. Rollt der ganze Himmel zusammen. Si raggomitola tutto il cielo. Und man sieht Dinge, die man vorher nie gesehen hat. E si vede qualche cosa che fino ad allora non è stato mai visto. Und die Berge verschwinden, die Inseln werden weggerückt. E poi le isole, le montagne, tutte vengono rimosse, scompaiono. Und jetzt steht Folgendes. E poi guardate questo. Il re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. Es gibt dort Menschen. Ci sono delle persone? Ganz egal welchen Standes. Non importa di che livello. Da werden ganz einfache Menschen drunter sein. Saranno molte persone semplici. Und ganz berühmte Prominente. E anche altri che saranno prominenti, che saranno famosi. Sie werden alle rennen. Tutti quanti correranno. Sich verstecken. E si nasconderanno. In den Höhlen. Nelle caverne. Und sich zitternd fragen. E poi così tremando si chiederanno. Was sie tun sollen. Che cosa dobbiamo fare. Und dann werden sie Folgendes sagen. E poi diranno questo. Alle montagne, ai monti, alle rocce. Cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Sie werden zu den Felsen sagen, bitte fallt auf uns. Loro diranno alle rocce, per favore cadete su di noi. Jetzt, wenn ich zu einem Felsen sage, ora se io dico ad una roccia, bitte fall auf mich. Per favore, cadi su di me. Mal abgesehen davon, dass der Felsen mich nicht versteht. Allora, già considerando il fatto che comunque la roccia mi può capire. Was drücke ich damit aus? Che cosa voglio dire? Che cosa esprimo con questa espressione? Wenn ich vor dem Gebirge stehe und sage, bitte fallt auf mich, ihr Felsen. Se io davanti ai monti dico, per favore, cadetemi addosso. Was sagen Sie damit? Che cosa sto dicendo praticamente? Sie sagen? Loro stanno dicendo. Wir möchten sterben. Noi vogliamo morire. Bitte, 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 wir möchten sterben. Per favore, per favore, per favore, io voglio morire. Wir möchten lieber sterben. Noi preferiamo morire. Als in das Angesicht Jesu zu schauen. Che vedere il volto di Gesù. Denn wir hassen die Gerechtigkeit so sehr. Perché noi odiamo la giustizia così tanto. Wir hassen die Liebe so sehr. Noi odiamo l'amore così tanto. Wir können es nicht ertragen, in Gottes Gesicht zu schauen. Noi non riusciamo a resistere al fatto di guardare il volto di Gesù. Gott, wenn du uns in den Himmel nimmst. Gesù, se tu sei nel cielo. Das wäre die Hölle für uns. Che cosa se noi Wenn du uns in den Himmel nimmst, wäre das die Hölle für uns. Gesù, se tu ci prendessi nel cielo, sarebbe l'inferno per noi. Töte uns lieber. Per favore, uccidici. Ihr Lieben. Cari miei. Was für eine schreckliche Aussage. Ma che spaventoso momento. Wenn jemand lieber sterben möchte, als Jesus anzuschauen. Che spaventosa dichiarazione se uno vuole morire invece che vedere Gesù. Hat jemand schon mal ein zorniges Lamm gesehen? Qualcuno ha mai visto un agnello iracondo?
Wie sieht ein zorniges Lamm aus? Come sembra, com'è un agnello che ha ira, che prova ira. Sie werden verstehen. Loro capiranno. Das ist der Jesus. Che è questo Gesù. Der als das Lamm der Welt für mich gestorben ist. Quello che come agnello di Dio è morto per me. Und mein ganzes Leben lang habe ich gegen ihn gekämpft. E tutta la vita io ho lottato contro di questo. Und sie sagen, ich kann nicht ertragen, ihn anzuschauen. E dirò, io non riesco a sopportare guardarlo. Ich möchte lieber sterben. Io preferisco morire. Und weil Gott so gnädig ist. E perché Gesù, poiché Gesù è così benevolo. Und weil er sie nicht quälen möchte. E perché non vuole che loro ancora di più soffrano. Erfüllt er ihnen den Wunsch. Allora realizza il loro desiderio. Und vernichtet sie. E li elimina. Aber da wird es eine zweite Gruppe geben. Però ci sarà anche un altro gruppo, die an jenem Tag sagen wird. Che in quel giorno dirà. Seht. Ecco. Questo è il nostro Dio. Das ist unser Gott. Sie werden sagen. Loro diranno. Auf den wir gehofft haben. In quello in lui abbiamo sperato. Dass er uns rettet. Ed egli ci ha salvati. Sie werden sagen, das ist unser Jesus. Vedete lì, quello è il nostro Gesù. Das ist der Jesus, auf den ich immer gehofft habe. Questo è Gesù per cui io, a cui ho sempre sperato. Das ist der Jesus, von dem ich gelesen habe in der Bibel. Questo è Gesù che io ho letto nella Bibbia. Das ist der Jesus, zu dem ich gesprochen habe, der zu mir gesprochen hat in seinem Wort. Questo è Gesù che ha parlato a me, che mi ha parlato attraverso le sue parole. Als ihr mich ausgelacht habt. Quando gli altri mi hanno deriso. Als ihr mich verspottet habt. Quando gli altri mi hanno insultato. Als ihr mich verfolgt habt. Quando mi hanno perseguitato. Da hat dieser Jesus mich getröstet. Questo Gesù mi ha consolato. Er hat mich gestärkt. Lui mi ha rinforzato. Er ist bei mir gewesen. Lui è stato con me. Ich kenne seine Stimme. E io voglio ascoltare la sua. Und, e io conosco la sua voce. Und mein Jesus ist gekommen, um mich zu retten. E il mio Gesù è tornato per salvarmi. Er ist gekommen für mich. Lui è arrivato per me, è tornato per Wir me. Wir wollen fröhlich sein. Noi vogliamo essere contenti. In unserer Rettung. Grazie nella nostra salvezza. Mein lieber Freund. Caro amico. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt. Ogni persona in questo mondo. Jeder einzelne in diesem Raum. Ogni persona in questa sala. Wird auf einer der beiden Seiten stehen. Sarà ad una dei due lati. Und du kannst wählen. E tu puoi scegliere da quale parte. Entweder du wirst rufen, Berge fallt auf uns. Oppure tu tu puoi dire montagne, rocce, cadetemi addosso. Oder du wirst ausrufen, das ist Jesus, auf den ich gewartet habe. Oppure tu gridai, sì, questo è Gesù, quello di cui, a cui io sto aspettando, che sto aspettando. Wir haben davon gesprochen. Abbiamo detto. Dass einige glauben, dass Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Che alcuni credono che appunto Dio tornerà come un ladro nella notte. Und was sie damit meinen ist, dass es ganz geheimnisvoll ist. E questo che loro vogliono intendere è in una maniera molto segreta. Und sie stützen sich auf diesen Vers. E loro si attaccano a questo versetto per questo. Wie ein Dieb in der Nacht. E dicono verrà come un ladro nella notte. Aber der zweite Teil des Verses sagt. Però la seconda parte del versetto dice. Dass an diesem Tag die Himmel mit Krachen vergehen werden. Che in questo giorno, in quel giorno i cieli passeranno stridendo. Das ist nicht besonders geheimnisvoll, oder? Questo non vuol dire che è nascosto, giusto? Was meint Jesus? Che cosa vuole dire Gesù con questo? Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, verrebbe, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Warum kommt er wie ein Dieb? Perché Dio Gesù viene come un ladro? Weil viele nicht vorbereitet sein werden. Perché molti non saranno pronti. Sie werden überrascht sein von der Wiederkunft. Molti saranno sorpresi del ritorno di Gesù. Und deswegen reden wir heute über die Wiederkunft, damit sie nicht überrascht sein werden. E per questo noi adesso parliamo del ritorno di Gesù, perché non vogliamo essere sorpresi. Denn die Bibel sagt. Perché la Bibbia dice, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Wenn sie nämlich sagen werden. Quando diranno. Friede, Pace und Sicherheit. E sicurezza. Und wenn ich heute in die Welt hinein schaue, e se oggi io guardo il mondo, nicht nur bei diesem non soltanto Menschen, quello che dice quest'uomo, sondern all unsere Politiker, ma anche tutti gli altri politici,
reden wir von zwei Dingen. Tutti quanti parlano di due cose. Wir wollen Frieden haben. Noi vogliamo avere pace und Sicherheit. E sicurezza. Frieden. Pace. Und Sicherheit. E sicurezza. Und die Bibel sagt. E la Bibbia dice. Wenn sie rufen, werden Friede und Sicherheit. Proprio quando loro diranno pace e sicurezza. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Wie die Wehen einer schwangeren Frau. Come le doglie alla donna incinta. Die Politiker unserer Zeit werden überrascht sein. I politici del nostro tempo saranno sorpresi. Die Naturwissenschaftler werden überrascht sein. Anche gli scienziati saranno sorpresi. Und viele Kirchenführer werden überrascht sein. E molti capi delle chiese saranno sorpresi. Wir können uns nicht auf die Politik verlassen. Noi non ci possiamo fidare della politica. Wir können uns nicht auf die Wissenschaft verlassen. Noi non ci possiamo fidare della scienza. Wir können uns nicht auf die Kirchen verlassen, die rufen Friede und Sicherheit, alles nur Friede. Non ci possiamo neanche fidare delle chiese, della chiesa che dice pace, tutto e sicurezza. Aber wir können uns auf das Wort Gottes verlassen. Ma noi possiamo fidarci della parola di Dio che ci prepara. Denn die Bibel sagt, perché la Bibbia dice, ma voi fratelli non siate nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno, noi non siamo figli della notte né delle tenebre. Das heißt, diejenigen, questo vuol dire che coloro che, die Söhne des Lichts sind, che sono figli di luce, die werden Jesus erwarten. Loro aspetteranno Gesù. Sie werden nicht überrascht sein. Loro non saranno sorpresi. Und wir haben gesehen, e noi abbiamo visto, dass wir alle, che tutti quanti, Kinder des Lichts sein können. Figli di luce, possiamo essere figli di luce. Wenn wir diesen Satz, es werde Licht in unser Herzen zulassen. Se noi lasciamo che questa frase venga detta nel nostro cuore, che sia luce, dann werden wir Jesus vorbereiten, vorbereitet entgegensehen. Allora noi saremo pronti a vedere il ritorno di Gesù. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Io so oggi come vi sentite. Vielleicht geht es dir wie diese Ehebrecherin. Forse vi sentite proprio come questa traditrice. Vielleicht realisierst du, eigentlich bin ich noch nicht vorbereitet. Forse voi siete qui e pensate, ma io non sono ancora pronto. Aber wenn du heute sagst, però oggi, Herr Jesus, puoi ancora dire, e se ich dici, möchte ein Kind des Lichts sein. Signore Gesù, io voglio essere un figlio di luce. Dann wird Jesus dir sagen, allora Gesù ti dirà, was auch er dieser Frau gesagt hat, la stessa cosa che lui ha detto a questa donna. Ich bin das Licht der Welt. Io sono la luce del mondo. Nächster Vers. Denn er sagt, perché lui dice, lasst uns wachen, dobbiamo vegliamo und nüchtern sein. Ed essere sobri. Wenn wir Jesus als unseren persönlichen Heiland angenommen haben, se noi abbiamo accettato Gesù come nostro personale Salvatore, dann sollen wir vorbereitet sein auf die Wiederkunft. Allora dobbiamo essere anche pronti al ritorno di Gesù. Darauf warten. E proprio per questo noi stiamo aspettando. Und uns persönlich vorbereiten. E ci possiamo personalmente preparare. Denn Jesus sagt, perché Gesù dice, sieh, ich komme wie ein Dieb. Guarda, ecco, io vedo vengo come un ladro. Glückselig ist, wer seine Kleider bewahrt. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti. Wenn ich auf meine Kleider aufpassen soll, se io devo stare attento alle mie vesti. Welche Gefahr besteht? Welche? Welche Gefahr besteht? Qual è il pericolo? Die Gefahr besteht, dass ich meine Kleider verliere, richtig? Vuol dire che c'è il pericolo che io perda i miei vestiti. Und wenn ich meine Kleider verliere, was bin ich dann? E se io perdo i miei vestiti, che cosa sono? Cosa divento? Nudo, nackt. Nackt. Nudo. Und wer war als erstes, wer hat zuerst erkannt, dass er nackt ist? E chi fu il primo che si è riconosciuto nudo per primo? Adam und Eva nach dem Sündenfall. Adamo ed Eva dopo la caduta nel peccato. Diese schamhafte Nacktheit. Questo vergognarsi a causa dell'essere nudi. Ist ein Symbol für die Sünde. È proprio un simbolo del peccato. Und Jesus sagt. E Gesù dice. Bereitet euch vor. Preparatevi. Dass wenn Jesus jetzt sehr bald kommt, perché se Gesù adesso tornerà presto, dass ihr eingehüllt seid von seiner Gerechtigkeit, voi dovete essere preparati per la sua giustizia, von seiner Gnade, della sua grazia, dass ihr alle eure Sünden ihm übergeben habt, perché voi avete abbandonato a lui tutti i vostri peccati, denn ihr könnt es euch nicht leisten, an diesem Tag noch an Sünde festzuhalten, perché voi non vi potete permettere di rimanere attaccati ai vostri peccati fino a questo giorno, denn an diesem Tag wird es dann zu spät sein, perché questo giorno sarà già troppo tardi, denn zum Glück sagt uns die Bibel,
Perché la Bibbia dice? Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce? So haben wir Gemeinschaft miteinander. Allora abbiamo comunione l'uno con l'altro. Und das Blut Jesu Christi. E il sangue di Gesù. Reinigt uns von aller Sünde. Ci purifica da ogni peccato. Das ist der Weg, sich vorzubereiten auf die Wiederkunft. E questa è la via per prepararsi al ritorno di Gesù. Dem Licht zu folgen, wohin das Licht auch führt. Seguire la luce dove le porta. Paulus hat gesagt. Paolo ha detto. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Io non mi vergogno dell'Evangelo. Und ich frage mich. E io mi chiedo. Wie viele Christen gibt es heute noch auf dieser Welt? Quanti cristiani ci sono ancora in questo mondo? Die sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Che dicono, io non mi vergogno dell'Evangelo. Denn ich weiß, es ist eine Kraft, die mein Leben verändert hat. Perché io so che questa è una forza che ha cambiato la mia vita. Und deswegen warte ich auf die Wiederkunft Jesu. Per questo io aspetto il ritorno di Gesù. Und ich lasse mich nicht davon irre machen, was die Welt um mich herum erzählt. E io non mi lascio confondere da quello che il mondo intorno a me mi dice, mi racconta. Ich glaube dem Jesus, der mein Erlöser ist. Io credo a Gesù perché lui è il mio Salvatore. Und wir wollen ans Ende kommen. E vogliamo raggiungere la conclusione. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Und ich sah eine und siehe eine weiße Wolke. Poi guardai e vidi una nube bianca e sulle nubi e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Wann kommt Jesus wieder? Quando viene Gesù? Wenn die Ernte reif ist. Quando la mietitura è matura. Wenn die Menschen das Evangelium gehört haben. Quando le persone hanno ascoltato l'Evangelo. Und diejenigen, die das Evangelium gehört haben, es auch angewandt haben. E anche quando le persone che hanno ascoltato l'Evangelo lo accettano come vero. Nicht nur als eine Theorie, dass ich weiß, es wird global sein und hörbar sein. E non semplicemente come una teoria in cui loro sanno sì sarà globale, sarà udibile. Aber als eine Kraft. Ma quanto in quanto forza. Die mein Leben verändert. Che cambia la mia vita. Offenbarung 19 beschreibt uns. In Apocalisse 19 c'è scritto: poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata. Genau, bis dann. Wenn Jesus wiederkommt. Quando Gesù verrà. Geht aus seinem Mund. Dalla sua bocca. Symbolisch. Simbolicamente. Ein Schwert. C'è una spada, esce una spada. Was kommt aus Jesu Worten aus seinem Mund hervor? Che cosa esce dalla bocca di Gesù? Was kommt aus unserem Mund hervor? Che cosa esce? Die Worte, oder? Cosa esce dalla nostra bocca? Le parole, giusto? Wenn Jesus wiederkommt. Quando Gesù verrà, kommt aus seinem Mund, dalla sua bocca, das Wort Gottes, uscirà la parola di Dio. Und dieses Wort Gottes, e questa parola di Dio, wird verglichen mit einem Schwert, viene paragonata ad una spada, und es teilt, e questa taglia, die Aufrichtigen, i giusti, und die Heuchler, e i non giusti, es teilt, taglia, divide, das Gute, il bene, vom Bösen, dal male. Und wenn wir auf der guten Seite sein wollen, e se noi vogliamo essere dal lato del bene, dann haben wir die Möglichkeit. Allora abbiamo la possibilità. Denn das Wort, das aus seinem Mund kommen wird bei der Wiederkunft, perché questa parola verrà dalla sua bocca al ritorno, das haben wir schon in unserer Hand. Questo l'abbiamo noi già in realtà nella nostra mano. Und wenn wir es nicht benutzen, e se noi non la utilizziamo, dann haben wir es versäumt, uns vorzubereiten. Allora noi es versäumt uns vorzubereiten. Non ci siamo preparati. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Che la parola di Dio è vivente ed è efficace. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. E giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ich weiß nicht, was du heute Abend denkst. Io non so oggi tu che cosa pensi.
Aber Gott weiß. Però Dio sa. Und wenn du sein Wort liest, e se tu leggi la sua parola, dann wirst du wissen, allora tu saprai, ob du vorbereitet bist, se tu sei pronto, oder nicht. Oppure no. Und Gott sei gelobt. E grazie a Dio, Dio sa lodato. Noch ist Zeit. C'è ancora tempo. Um etwas zu ändern. Per cambiare qualcosa. Um zu Jesus zu kommen. Per andare a Gesù. Er wird kommen. Lui verrà. Und er wird heißen. E si chiama, si chiamerà. König der Könige und Herr der Herren. Re dei Re e Signore dei Signori. Unser letzter Vers für heute, oder letzter Abschnitt. Il nostro ultimo versetto oggi. Paolo sagt dem Titus. Paolo dice nel libro di Tito. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini. Gottes, si è manifestata. Gottes Gnade ist für dich da. La grazia di Dio è per te, è qui. Für jeden Einzelnen. Per ognuno di voi, di noi. Du kannst die Gnade Gottes annehmen. Tu puoi accettare la grazia di Dio. Und wenn du das möchtest, e se tu vuoi questo, wird daraus Folgendes folgen. Allora, sie wird dich in Zucht nehmen. Sie nimmt uns in Zucht. Ti accetterà? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Potrai quindi riuscire a eliminare tutto ciò che è sbagliato. Wenn du Jesus nachfolgst, se tu segui Gesù, wirst du sagen, ich möchte nicht mehr so leben wie die Welt. Tu dirai, io non voglio più vivere come il mondo. Ich werde der Begierde nicht mehr nachgeben. Io non, ich werde nicht den, der Begierde nicht mehr nachgeben. Io non, non accetterò più tutto ciò che mi allontana da Cristo. Du wirst besonnen leben. Tu vivrai in una maniera particolare. Gerecht. Da giusto. Und gottesfürchtig. E temerai Dio. Weil du weißt. Perché tu sai. Mein Erlöser kommt bald. Il mio Salvatore torna presto. Und er kommt wirklich. E lui viene davvero. Und er wird mich wirklich verwandeln. E lui mi trasformerà davvero. Und er wird mich wirklich in den Himmel nehmen. E davvero mi accoglierà nel cielo. Und darauf möchte ich mich wirklich vorbereiten. E per questo mi voglio davvero preparare. Liebe Freunde. Caro amico. Wir sollten dieses Thema ernst nehmen. Noi dobbiamo prendere sul serio questo questo argomento. Denn wir müssen jetzt in der jetzigen Weltzeit. Perché noi adesso in questo periodo. Uns vorbereiten. Ci dobbiamo preparare. Auf diese Wiederkunft. A questo ritorno. Bist du vorbereitet? Sei preparato. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Nell'aspettare la beata speranza. Lass mich ganz ehrlich sein mit euch. Voglio essere sincero con voi. Ich würde mir wünschen, Jesus kommt so bald wie möglich wieder. Io davvero desidero che Gesù torni il più presto possibile. Aber. Però. Ich wünsche mir auch. Io desidero anche. Dass ich darauf vorbereitet bin. Che per questo io sia preparato. Könnte dich Jesus heute mit in den Himmel nehmen? Oggi mi potrebbe Gesù accogliere nel cielo? Das ist die Frage. Questa è la domanda. Wir wissen, das macht alles Gott in uns. Noi sappiamo tutto quello che Gesù fa per noi nel cuore, lui che fa tutto. Aber wie soll Gott in unserem Leben wirken, wenn wir ihm nicht die Zeit gönnen? Ma come può Dio agire nella nostra vita se noi non utilizziamo bene il tempo che abbiamo? Wenn wir keine Zeit mit ihm verbringen, wenn wir ihm nicht gehorsam sind. Se noi non passiamo del tempo con lui, se noi non siamo ubbidienti. Jesus hat sich selbst hingegeben, das ist der letzte Vers heute Abend. Jesus hat sich selbst. Jesus hat sich selbst hingegeben. Gesù stesso si è dato, donato. Und dieser Vers ist so wichtig. E questo versetto è così importante. Um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Per riscattarci da ogni iniquità. Gibt es eine Sünde heute Abend? C'è un peccato stasera. Auch wenn du ein Christ bist. Anche se tu sei già un cristiano. Wo du sagst, so kann ich Jesus nicht in den Himmel aufnehmen. In cui tu ti sei reso conto, a causa del quale ti sei reso conto, così io non posso entrare in cielo. Gibt es eine Sünde heute Abend? C'è un peccato stasera. Die du zu Jesus ans Kreuz bringen musst. Che tu devi portare ai piedi della croce stasera. Damit er dich reinigen kann. Affinché lui ti possa purificare. Damit du sein besonderes Eigentum bist. Affinché lui possa essere il tuo personale salvatore. Du hast die Entscheidung. Tu devi decidere. Du stehst hier an diesem Weg. Tu sei qui su questa via. Du kannst sagen ja. Tu puoi dire sì. Ich möchte der Welt folgen. Io voglio seguire il mondo. Mir ist das, was andere über mich denken, wichtiger als was Gott über mich denkt. Quello che pensano gli altri per me è più importante di quello che pensa Dio di me. Aber du kannst auch sagen. Però tu puoi anche dire. Ich liebe Jesus. Io amo Gesù. Ich möchte vorbereitet sein auf seine Wiederkunft. Io voglio essere preparato al suo ritorno. Und ich weiß, dass Jesus alles in mir tun kann. Io so che Gesù può fare tutto in me. Und wenn er kommt, e quando lui viene, möchte ich sagen können, io das ist der Jesus. Io voglio poter dire sì, questo è il mio Dio, il mio Gesù.
Mein Erlöser. Il mio Salvatore. Mein Freund. Il mio amico. Mein Herr. Il mio Signore. Wenn wir jetzt ein Lied hören. Adesso ascolteremo una canzone. Über die Wiederkunft Jesu. Sul ritorno di Gesù. Lasst uns über diesen Gedanken nachdenken. E mentre lo ascoltiamo, vogliamo dich auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Vogliamo pensare a questa domanda. Vuoi prepararti al ritorno di Gesù? Wir wollen gemeinsam beten im Stehen. Ora vogliamo pregare tutti insieme. Lieber Vater im Himmel. Caro Padre del Cielo. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Io ti voglio ringraziare di vero cuore. Für jeden Einzelnen, der sieht, dass er sich vorbereiten muss. Per ogni persona che dice sì, io voglio essere preparato. Du kennst jedes einzelne Herz. Tu conosci ogni cuore. Und du weißt, wie ehrlich jeder es meint. E tu sai quanto sinceramente prendiamo questa decisione. Und du bist jedem Einzelnen ganz nah. E tu sei vicino ad ognuno di noi. Herr Jesus. Caro Signore. Du bist für uns gestorben. Tu sei morto per noi. Du hast uns das Gesetz gegeben. Tu ci hai dato la legge. Du hast uns den Sabbat gegeben. Tu ci hai dato anche il sabato. Du hast uns die Bibel gegeben. Tu ci hai dato l'intera Bibbia. Alles, was uns zur Wahrheit dient. Tutto quello che serve per portarci alla verità. Unsere Freude. La nostra gioia. Und zum Wohlergehen. E per il benessere. Kommt von dir. Tutto questo viene da te. Und selbst wenn die Welt zugrunde geht. E anche quando il mondo finirà. Selbst wenn der Himmel zergeht. Anche quando i cieli scompariranno. Wenn alles drunter und drüber geht. Quando tutto cadrà in pezzi. Bist du immer noch derselbe. Tu rimani sempre lo stesso. Der gleiche. L'unico, lo stesso. Du bist der Einzige, auf den man sich verlassen kann. Tu sei l'unico di cui noi ci possiamo fidare. Und dafür danken wir dir. E per questo ti ringraziamo. Und wir möchten uns ganz auf dich verlassen. E noi vogliamo abbandonarci completamente a te. Und wir möchten mit dir. E vogliamo con te. Auf der neuen Erde sein. Essere nella nuova terra. Und wir werden in den nächsten beiden Abende. E adesso nelle prossime due serate. Genau über diesen Punkt studieren. Quando studieremo esattamente questo argomento. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, Herr Jesus. Ti prego di vero cuore, Signore Gesù. Dass du diese Entscheidung, die wir heute Abend getroffen haben. Che tu queste decisioni che abbiamo preso oggi. In unserem Herzen versiegelst. Le possa sigillare nel nostro cuore. Und dass wir sie nicht vergessen. Affinché noi non possiamo dimenticarle. Weil wir möchten dich sehen. Vogliamo vederti, Signore. Wir möchten dir in die Augen schauen. Noi vogliamo vederti a viso aperto, negli occhi. Und sagen können. E poter dire. Danke, Jesus, für all das, was du in meinem Leben getan hast. Grazie, Signor Gesù, per tutto quello che tu hai fatto nella mia vita. Amen. 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 Amen.